Vinti, team manager del Catania Beach Soccer, lo abbiamo detto anche in questo Media Day, prestato al mondo del beach soccer una vita nel rugby, ma è chiaro che questi mesi li stai vivendo con grandissimo trasporto emotivo, io vedo proprio tanto entusiasmo. Sì, entusiasmo non calcolabile, perché mi trovo in un mondo nuovo, in uno sport nuovo dove fino adesso l'ho guardato in un modo diverso. Però mi sono ritrovato in un mondo che mi sta piacendo tantissimo, anche perché considero che mi ritrovo in una società dove l'obiettivo è sempre vincere. Perciò questo è molto stimolante per me, che vengo da uno sport dove si entra in campo solo per vincere, lottare fino alla fine e dare sempre il 110%. E diciamo quello che sto cercando di inculcare pure al mio, diciamo, al mio spogliatoio, ritengo il mio spogliatoio, ai ragazzi che... Guarda, ho trovato ragazzi che non mi aspettavo, ragazzi educatissimi, ragazzi con una professionalità incredibile e soprattutto stanno mettendo una voglia durante l'allenamento che non mi sarei mai aspettato, considerando che vengo da un altro sport e lo vedevo il calcio sempre in un modo diverso. Perciò mi ritengo pure fortunato di essere dentro una società con dei ragazzi splendidi. Si parlano tra l'altro anche tante lingue, però poi il linguaggio comune è quello del calcio, della famiglia, e mi sembra che già questo gruppo, che ovviamente si sta allenando da poco più di una settimana, un gruppo arioso, un gruppo anche che ha molta cultura del lavoro, ovviamente diretto anche dal tecnico Fabrizio Santos e da uno staff molto professionale. E ho seguito tutti gli allenamenti, ti posso dire, staff tecnico di una preparazione incredibile, ma parlo dall'allenatore al secondo allenatore, al preparatore atletico, al fisioterapista, c'è una professionalità e una preparazione veramente al di sopra di tutto. E ripeto, poi i giocatori, come dici tu, tante nazionalità, tante lingue, però alla fine parliamo tutti la stessa lingua. L'obiettivo è uno, impegnarci e vincere, cercare di vincere. E questo abbiamo tutti lo stesso obiettivo e questa è la cosa bella. E quello che vorrei portare dal rugby è, come hai detto tu, famiglia. Sì, la parola famiglia per me è fondamentale, essere uno per tutti, tutti per uno. Questo è importantissimo.